Buonasera al TG Lis. Mercoledì il Presidente della Regione Christian Solinas e l'Assessore regionale dei trasporti Antonio Moro voleranno a Bruxelles per incontrare la Commissaria europea Dina Valean per cercare di risolvere le problematiche legate alla continuità territoriale che ha limitato il successo della stagione turistica. Nonostante questo, dal 1 luglio al 30 agosto 2023 le cifre ufficiali hanno certificato lo sbarco negli scali portuali e aeroportuali sardi di circa 2.800.000 turisti. Lo scorso anno erano stati 2,6 milioni, così come nel 2019, prima della pandemia. Nei due mesi centrali dell'estate l'aeroporto di Cagliari ha raggiunto la cifra record nel traffico complessivo di 1.190.000 passeggeri. Ha fatto meglio il Costa Smeralda con 1,4 milioni, bene anche Alghero che ha sfiorato i 500.000 transiti, raddoppiando i numeri del 2022. Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha completato la giunta con 4 nuovi assessori. Di fatto viene riproposta la giunta in carica prima della crisi con gli assessori che hanno cambiato delega. Tra questi Maria Bonaria Zedda, vice sindaca, Luca Faeda al bilancio, Antonio Franceschi allo spettacolo e Simone Prevete alle frazioni. Dal confronto con i partiti di maggioranza, con i quali il dialogo non si è mai interrotto, è scaturita la decisione di confermare la stessa squadra di governo uscente, ha spiegato il primo cittadino. L'esecutivo riparte con l'impegno di dare un'accelerata all'azione amministrativa. In questo senso è risultato opportuno riorganizzare le deleghe assessoriali. È trascorso oltre un anno dalla delibera con cui il 30 giugno 2022 il Comune di Nuoro ha manifestato l'interesse a subentrare al Consorzio per la zona industriale di Prato Sardo, la ZIR, nella gestione dell'area economica e produttiva, mese in cui l'opposizione comunale, nonostante le ripetute richieste, non è mai stata messa al corrente dello stato dell'arte delle procedure di passaggio e del necessario piano di azione per le attività di gestione. A sottolinearlo i consiglieri di opposizione Lisetta Bidoni, Natascia De Murtas, Carlo Prevosto e Francesco Lucini, che stamattina hanno indetto una conferenza stampa proprio presso l'area industriale. Ora le richieste dei consiglieri sono state messe nero su bianco con un ordine del giorno depositato in comune, un costo annuale, quello del consorzio industriale, di circa 1.800.000 euro. La rigenerazione urbana al centro dell'evento organizzato dalla Filca CISL Nazionale e dalla Filca CISL Sardegna col patrocinio del Comune di Cagliari, che si è tenuta stamattina nei locali dell'ex MA, un tema, quello della rigenerazione ampia e trasversale, che non solo ha a che fare con l'urbanistica, ma mette in primo piano il miglioramento della qualità della vita delle città, a partire dalla riqualificazione delle periferie e delle cosiddette aree urbane degradate. Il nostro CERN italiano, così la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ieri ha ridefinito il progetto Einstein Telescope di Sosenato Zallula nel corso del suo intervento al Forum di Cernobbio, in cui da quasi 50 anni politici, economisti e premi Nobel discutono sui grandi temi economici. Il governo italiano continua a crederci e a promuovere l'importante opportunità dell'Einstein Telescope non solo per la Barbagia o la Sardegna ma per tutta l'Italia. Questo dal momento che renderebbe il Paese il fulcro di una nuova dimensione della comunità scientifica internazionale. Nel suo discorso la Bernini ha parlato di obiettivo sfidante ma realizzabile per quella che sarà un'infrastruttura strategica europea che in questa fase per l'implementazione
sta già coinvolgendo in Italia l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto di Geofisica e di Vulcanologia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Un'edizione con una forte presenza artistica femminile, ancora una volta un omaggio a una delle donne sarde più conosciute nel mondo, Maria Carda, qui è intitolata la Fondazione che ogni anno ai primi settembre organizza dal 2003 il premio Maria Carda, negli anni cresciuto come interesse e prestigio e oggi è un importante appuntamento con la cultura, le arti e il mondo delle eccellenze imprenditoriali della Sardegna. Ieri sera a Siligo, nella piazza che porta il nome dell'artista, il premio ha celebrato l'evento che, come sempre, mette insieme spettacolo musicale e cerimonia di premiazione. Un'edizione, la numero 21, declinata al femminile, a cominciare dal premio assegnato alla cantautrice partenopea Teresa Dessio. Il premio Maria Carta è stato assegnato anche al coro Eufonia di Gavoi, al circolo sardo Sunuraghe di Alessandria e a Giovanni Muscas, fondatore del gruppo Isa. Grazie per averci seguito, arrivederci.